sono numeri, colori e animali. Il lavoro di con Giuliano non era esattamente quello che pensavo all'inizio, senza aver fatto nessuna lezione con lui. Ho seguito ovviamente le prime puntate di Campus Masterclass e questo mi ha aiutato a, diciamo, un po' teletrasportarmi in quella che è la realtà del mental coaching. Due. Immaginiamo invece l'azione come deve venire, con quali parti del corpo la dobbiamo ottenere e poi agiamo. Prendete una lunghezza di redini che vi permette di tenere il controllo al galoppo. Fai un regalo al tuo cavallo, pensa a funzionare. Certo. Dobbiamo funzionare, essere felici, giocare. Faccio perché a me interessa quello che pensa il cavallo. È difficile. Tu monti troppo bene. Adesso. Io invece vi indicherò in quale di questi tre corridoi passare, che sono sempre 1, 2 e 3. Però rosso è 1, giallo è 2 e blu è 3. Adesso è diventato blu. Ho cambiato? Sì. Va bene. Va bene. Imprevisto, gestire. Gestiamo, troviamo la soluzione. Ah, esatto, bravo. Questo esercizio serve proprio per imparare a focalizzarsi sull'obiettivo continuando a montare bene. Che faccio vedere a lei? Nel ritmo, con i talloni bassi. Giuliano ovviamente ci ha fatto fare questi esercizi per metterci alla prova, farci uscire dalla nostra routine e farci capire che comunque anche in gara dobbiamo riuscire a gestire situazioni improvvise. Essere carichi per tutte quante le gare, non solo per le 40.